Bentornato. Oggi è venerdì 25 febbraio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Malumore passeggero, evviva l'amore. Un filo di malumore oggi c'è, per colpa della luna bioccata in dodicesima casa e per giunta annebbiata da Giove e Nettuno, che gettano fumo e trasportano le emozioni qua e là come nubi nel vento di primavera. Vi sbagliate, è ancora tramontana e anche piuttosto fredda, certo, non equiparabile alla tempesta Eunice, ma non fidatevi delle apparenze, anche col cielo azzurro la temperatura può scendere di molti gradi. Non quella del vostro cuore, però, surriscaldato dalla coppia Venere-Marte felicemente abbracciata nel segno straordinariamente romantica e sognatrice. Pochi risparmi, risicati anche i guadagni, ma chi se ne importa? Felici come siete accanto alla vostra dolce metà, sfatate finalmente il mito del Capricorno solitario e monacale. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Un segreto rivelato ti darà vantaggio. Una persona del segno della Vergine ti sarà di grande aiuto. Luna favorevole per la carriera e per le competizioni. A tratti potresti sentirti ambizioso. Oggi concentratevi sul lavoro e in serata sul vostro partner se siete in coppia, o su persone conosciute da poco se single. In fondo potreste anche strappare promesse interessanti e ottenere cose desiderate da lungo tempo. Creatività e ispirazione in tante piccole cose. Sii più tollerante con parenti e superiori. Giornata discreta per i rapporti con amici. Se state vivendo il vostro amore con ansia e trepidazione, fareste meglio a concentrarvi sul lavoro e sulle vostre cose personali anziché stressarvi chiedendovi troppe cose a cui non trovate risposta. Venere e Mercurio faranno di tutto per farvi ingelosire oggi, prendete tutto ciò che vi verrà detto e sussurrato ad un orecchio con le dovute cautele. Non fatevi prendere dall'insana gelosia che potrebbe rovinarvi la giornata per nulla. Vi sentirete agitati e impazienti, valutate bene ogni cosa e non siate precipitosi nel prendere le decisioni, anche le più piccole. Avete la soluzione di un problema a portata di mano, cogliete le occasioni giuste che oggi non mancheranno per uscire da un tunnel nel quale il vostro carattere vi ha cacciato. Oggi avrai la testa tra le nuvole. Impegnati di più e fai bene ogni cosa. Ti potresti distrarre molto facilmente. Oggi pensate a qualche regalo utile da fare al vostro partner o a qualche amico a cui tenete particolarmente, sarà davvero apprezzato oltremodo. Momenti dolcissimi in amore. Innanzitutto il fascino, sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. Riuscirete a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. La vostra energia in questa giornata è abbastanza positiva, per cui dovreste provare a sfruttarla nel migliore dei modi soprattutto nel campo lavorativo e se siete carenti in questo senso. Nessun pianeta vi contrasta oggi ma, gli stimoli, le tante proposte e attività vi frastornano. Forse ci sarebbe bisogno di una fase di maggior riposo poiché il momento parla quest'oggi della necessità di recuperare ristoro nelle ore notturne. Plutone, pianeta che corrisponde alla politica, sta attraversando il vostro segno e vi può far esprimere, in casa o negli ambienti più disparati, le vostre idee. Fate attenzione a non esporvi troppo e, soprattutto, non vi lasciate trascinare in polemiche che avrebbero l'effetto di non farvi arrivare a capo di molto, specie se appartenete alla terza decade. Cari Capricorno, siate chiari con il vostro partner, è il momento giusto per sanare dei dissidi, risolvere questioni nuove o vecchie. Anche un incarico di lavoro nato da poco, potrebbe diventare importante per voi. Dimostrate il vostro valore. Capricorno, discussioni di troppo. Forse in questo momento senti di non ricevere quello di cui hai bisogno? Ricordo che la temperanza e la mediazione devono essere ricercate in questo periodo.
Infatti da maggio alcune questioni che adesso sono gestibili non lo saranno più. Resterete a disposizione di una persona, perché se lo merita. Di certo potreste avere delle difficoltà a capire come gestire tutto il resto della giornata, per via dei vostri impegni, ma avete fatto la scelta più giusta. La determinazione è un aspetto cruciale, quando si vuole bene a qualcuno, ma anche negli affari. Voi sapete gestire al meglio le vostre possibilità e le vostre migliori attitudini, è proprio una caratteristica che ogni tanto scordate. La luna imbronciata in dodicesima casa vi sgrida per i vostri acquisti e per la pessima gestione finanziaria. La spia rivelatrice è Mercurio abbracciato al severo Saturno che venne manda a dire 4. Vero, la raffinatezza di Venere e l'entusiasmo di Marte appaiati nel segno reclamano più di quanto il tempo presente vi conceda. Forte la voglia di viaggio, di socialità, di fiducia e vita nuova. Tra desiderio di natura e curiosità artistiche e culturali non stareste fermi un minuto, ma viaggiare costa, non solo in soldi, ma anche in tempo. L'energia non è un problema, ne avete a gogo, ma non sta scritto da nessuna parte che sarà illimitata. Amore ed Eros. Sentimenti intensi e caldi, stranamente per un severo Capricorno che stenta non solo a manifestarli, ma anche a concederli. Invece, nonostante un po' di imbarazzo, riuscite anche a esprimere quel che avete nel cuore, dichiarazioni che l'amato bene accoglie con particolare tenerezza. Finalmente anche l'orso si sveglia dal letargo e apre almeno uno spiraglio di cuore. Giornata all'insegna del relax. Non permettete a nessuno di turbare la pace interiore e il vostro rapporto a due. Tutto fila liscio come l'olio e voi avete il dovere di mantenere questo stato di benessere. Una volontà di ascolto e di dialogo con la persona amata torna utile quest'oggi a far sì che alcune nubi passeggere nella vostra coppia si diradino definitivamente. Venere da mesi in congiunzione nel vostro segno è la magica sponsor celeste di questa situazione. In special modo se siete nati nella seconda e nella terza decade. Lavoro e denaro? Pochi soldi da spendere, la qualcosa dispiace molto alla vostra vanità neonata o appena riscoperta col primo sole di quasi primavera. Insieme a questa rinverdisce anche la voglia di andare, incontrare persone, conoscere facce nuove. Facile se per lavoro vi muovete parecchio, contattate gente e concludete affari e trattative. Buon successo a un meeting, siete invidiati e lo sapete, perciò occhio a chi trama nell'ombra. Il clima in ufficio non è dei migliori a causa dell'atteggiamento di qualche persona. Niente paura, cercate di farvi scivolare addosso tutte le negatività e anche il vostro umore ne trarrà giovamento. Siete ragazzi ancora sui banchi di scuola o dell'università? Mercurio e Saturno, i due pianeti deputati alla riflessione logica e all'apprendimento, vi sono amici, entrambi dal buon vicino Acquario. Attenzione tuttavia a mantenere bene i concetti a memoria, magari appuntandoli su di un foglio. Benessere. Pelle luminosa e corpo tonico, è la dentatura che reclama più luce, specie se la stagione e le speranze attuali di rinascita e ripresa vi fanno sorridere spesso. Non pensate al conflitto tra Russia e Ucraina però, altrimenti il sorriso si spegne e la bocca prende una brutta forma ad accento circonflesso. Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela, meglio stare a guardare come le stelle nel noto romanzo di Archibald Joseph Cronin. Ci sono tante attività che potreste intraprendere per alleviare lo stress. Provate a praticare uno sport che vi appassioni, in modo da seguirlo con regolarità magari insieme con una persona amica. Per lei, carine ma soprattutto toniche, sportive, siete piacevoli da guardare, arrapanti da accarezzare. Evviva la palestra e la montagna che vi hanno rese così charmant. Il resto lo faranno la dieta morigerata e le giuste ore di sonno. Per lui, che fine ha fatto il vostro pessimismo? Finito in discarica, ora si viaggia sulle ali dell'ottimismo più smaccato. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.